Torna al Recchioni la fermana di mister Scarafoni dopo due turni casalinghi di esilio forzato a Campiglione. Ad attenderla un'altra squadra costruita tanto quanto i canarini per ben figurare in campionato, se non per vincerlo addirittura. Si tratta della Biagio Nazaro di mister Morsucci, reduce dalla vittoria casalinga contro la rocciosa Elpidiense Cascinare di 7 giorni fa. La fermana invece viene dal pareggio esterno di Castel di Lama. A separare le due contendenti odierne ad oggi solo un punto in classifica, avanti dei chiaravallesi. Comunque sia, si tratta di un big match, di uno scontro al vertice, di uno scontro diretto in cui i 3 punti in palio valgono anche qualcosa in più se strappati ad una diretta concorrente. Mister Scarafoni deve fare a meno dello squalificato Lazzarini e del capitano De Reggi, ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio, nonché di Bettini, che in settimana si è allenato poco. Sul versante ospite, salvo imprevisti dell'ultima ora, l'allenatore Morsucci ha tutti a disposizione. Lo scorso anno qui a Recchioni terminò 1-0 per la fermana. Vediamo insieme com'è andata allora. Dopo l'ultimo saluto tributato dal pubblico a Marco Simoncelli, campione italiano delle due ruote, tragicamente scomparso oggi a Sepang in Malesia, comincia la Biagio al secondo minuto con Cardinali che ci capalla in piena area giallo-blu. Qui finisce la Biagio del primo tempo e inizia il monologo canarino. Let's go allora, decimo, punizione di Paris, cranio di Cudini, vola Baccaglia, palla sul palo esterno. Dodicesimo, Aiello penetra sulla destra, entra in area, mette sul primo palo dove si avventano 2 avanti fermani che non riescono a mettere nel sacco. Più volitiva, più propositiva, più mobile la fermana che continua il suo forcing alla ricerca del gol. Ci va molto vicino al 17esimo con un calcio da fermo di Paris su cui miracoleggia Baccaglia che salva così la sua porta, cosa che però non riesce al giovane portiere Biagiotto un minuto dopo, quando è lo stesso Paris a calciare su punizione. Stavolta il suo destro disegna un traversone sul secondo palo dove sbuca Pel di Carota Pantera che inzucca scavalcando Baccaglia, ribadisce in rete tanto per essere sicuri Aiello che così firma il suo primo gol in gialloblu e porta in vantaggio la fermana sulla Biagio Nazaro. Fermana 1, Biagio Nazaro 0, Aiello. Cerca di imbastire un qualche tipo di reazione l'11 di mister Morsucci, ma Cudini e Del Tongo chiudono tutti i varchi. Comunque al 21esimo Cardinali recupera palla, cerca Tonici che viene anticipato, palla a Vitali che serve nuovamente Cardinali che non aggancia un buon pallone. Riprende il comando la fermana, 29esimo, Casino in contropiede, resiste alla carica di Belelli, libera il destro, muro Baccaglia, dice no al giovane canarino. 36esimo, combinazione giallo-blu, Paris, Casino, Mariani, Aiello, conclusione del numero 9 fermano, Baccaglia è reattivo e sbroglia. Chiude il tempo, una fuga sulla destra di Paris, il numero 11 di casa fa tutto bene tranne il tiro anche per via dell'uscita di Baccaglia. Finisce così il primo tempo con il vantaggio della fermana sulla Biagio per 1-0. Nella ripresa ci si attende la scossa da parte degli ospiti. Vediamo se c'è stata o no. Al 10° è la fermana a farsi pericolosa. Il neo entrato D'Angelo serve Mariani che mette giù, si gira, scaglia il destro, Baccaglia respinge. Ci prova la Biagio al 14° con Tonici che approfitta di una leggerezza di Del Tongo, fugge via, si gira, difende palla, retrocede e tira ma troppo debolmente. Ancora Biagio al 18°, calcio di punizione di Ramadori di poco alto. Minuto 22, doppia occasione, una per parte. Prima sono gli ospiti con Ramadori a sporcare i guanti di Cionini. Sul rovesciamento di fronte, conclusione del furetto Mariani, Baccaglia dice no per l'ennesima volta. 25esimo, Montanari in proiezione offensiva per la Biagio, di testa impegna Cionini che blocca. 27esimo, Mariani taglia per Paris che entra in area, finta, mette in mezzo per D'Angelo, Baccaglia è sempre lì e neutralizza. 33esimo, brivido gelato lungo la schiena per la fermana, Bartolucci libera il destro, conclusione che esce di un non nulla. 35esimo è sempre l'inesorabile e l'inesauribile Paris a seminare il panico sfondando la linea destra di difesa della Biagio, mette al centro ma nessun compagno di squadra è pronto a seguire il suo prezioso suggerimento. 45esimo episodio da Moviola in area gialloblu. Tonici va per le terre, momento di silenzio, si attende il verdetto di Cataldo che dice che si può proseguire e quindi no penalty.
Partita finita? Nemmeno per sogno. C'è ancora tempo di vedere l'espulsione di Montanari della Biagio per fallo su Mariani. Montanari che comunque insieme a Baccaglia è stato tra i più positivi dei rossoblù. E c'è pure tempo infine per il 2-0 della Fermana, un cameo di D'Angelo che pone definitivamente la parola fine sul match. Buona se non addirittura ottima la prestazione della Fermana odierna, bella squadra, bel collettivo, discrete individualità e soprattutto una manovra corale complessivamente convincente. È mancata la stoccata del KO arrivata troppo tardi, serva di insegnamento per il futuro. Serva di insegnamento per il futuro anche la prestazione odierna della Biagio, poco motivata e quasi inoffensiva. Per fare punti servono più voglia di farli e più determinazione.